Ciao, benvenuto nel canale Momento in Cristo. Oggi condivideremo il Vangelo del giorno, la parola di Gesù Cristo. Iniziamo con la preghiera della Sacra Famiglia. Gesù, Maria e Giuseppe, in te contempliamo lo splendore del vero amore. Fiduciosi, a te ci consacriamo. Sacra Famiglia di Nazareth, anche le nostre famiglie, luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, autentiche scuole del Vangelo e piccole chiese domestiche. Sacra Famiglia di Nazareth, che non ci sia mai più nelle famiglie episodi di violenza, chiusura e divisione. E chiunque sia stato offeso o scandalizzato, essere prontamente confortato e guarito. Sacra Famiglia di Nazareth, renderci tutti consapevoli del carattere sacro e inviolabile della famiglia, della sua bellezza nel disegno di Dio. Gesù, Maria e Giuseppe, ascoltaci e accogli la nostra supplica. Amen. Il Vangelo del giorno, la parola di Gesù Cristo. Lettura della lettera agli Ebrei. Ebrei 6,10,20. Fratelli, Dio non è ingiusto dimenticando ciò che fate e la carità che avete dimostrato nel suo nome servendo e continuando a servire i santi. Ma vogliamo che ciascuno di voi dimostri fino in fondo questo stesso impegno per la piena realizzazione della speranza, perché non siate lenti a comprendere, ma imitatori di coloro che, mediante la fede e la perseveranza, diventano eredi delle promesse. Poiché quando Dio fece una promessa ad Abramo, non essendoci nessuno più grande per cui giurare, giurò per se stesso, dicendo: «Ti benedirò e ti moltiplicherò». E così, Abramo perseverò e mantenne la promessa. Gli uomini giurano, infatti, per qualcuno di più importante, e la garanzia del giuramento pone fine a ogni disputa. Perciò, volendo che Dio manifestasse più fermamente agli eredi della promessa il carattere irrevocabile della sua decisione, intervenne con un giuramento. Così, attraverso due atti irrevocabili, nei quali non può esserci menzogna da parte di Dio, troviamo profonda consolazione, noi che abbiamo lasciato tutto per ottenere la speranza proposta. La speranza, infatti, è per noi come un'ancora di vita, sicura e salda, che penetra oltre la cortina del santuario, dove Gesù è entrato per noi, come precursore, fatto eterno sommo sacerdote nell'ordine di Melchisedec. Vangelo del giorno. Annuncio del Vangelo di Gesù Cristo, secondo Marco. Marco 2,23,28. Gesù passava per i campi di grano di sabato. I suoi discepoli cominciarono a cogliere le spighe mentre camminavano. Allora i farisei dissero a Gesù: «Ecco, perché fanno ciò che non è lecito di sabato?» Disse loro Gesù: «Non avete mai letto cosa fecero Davide e i suoi compagni quando erano bisognosi e affamati? Come entrò nella casa di Dio, nel tempo in cui Abiatar era sommo sacerdote, mangiò il pane offerto a Dio e lo diede anche ai suoi compagni? Tuttavia, solo i sacerdoti possono mangiare questi pani». E aggiungeva: «Il sabato è stato fatto per l'uomo, non l'uomo per il sabato. Perciò il Figlio dell'uomo è Signore anche del sabato». Parole del Santo Padre. Anche oggi alcune persone ci fanno ardere le orecchie dicendo: «No, la santità è in questi precetti, in queste cose, devi fare questo e quello», e propongono una religiosità rigida, quella rigidità che toglie quella libertà nello spirito che ci dona la redenzione di Cristo. Sii attento alla rigidità che ti propongono, sii attento. Perché dietro ogni rigidità c'è qualcosa di negativo, lo Spirito di Dio non esiste. Dio ci è sempre vicino con la sua bontà. È come quel padre che ogni giorno saliva sul terrazzo per vedere se il figlio tornava. L'amore del Padre non si stanca mai di noi. Chiediamo la saggezza di essere sempre consapevoli di questa realtà e di prendere le distanze dai fondamentalisti che propongono una vita di ascesi artificiale, lontana dalla risurrezione di Cristo. L'ascetismo è necessario, ma saggio, non artificiale,
Ascetismo. Preghiera del giorno. San Michele Arcangelo, difendici in battaglia. Sii il nostro rifugio contro il male e le insidie del demonio. Possa Dio manifestare il suo potere su di lui. Ecco la nostra umile supplica. E tu, principe della celeste milizia, con il potere che Dio ti ha dato, getta Satana e gli altri spiriti maligni nell'inferno, che vanno in giro per il mondo tentando le anime. Amen. Speriamo che ti sia piaciuto, non dimenticare di iscriverti al nostro canale, lasciare il tuo mi piace e attivare le notifiche in modo da non perdere nessun nuovo video. Grazie per la visione e alla prossima!